Civil Week 2024, siamo qua nel quartiere di Villa Pizzone, abbiamo visto quartiere attivissimo durante questa Civil Week e in occasione della Civil Week abbiamo con noi Giada. Ciao, piacere. Giada, che sei di un'associazione di? La Via del Respiro, un centro yoga e associazione di promozione sociale che in collaborazione con residenti in Social Street Villa Pizzone ha organizzato questa giornata di pulizia del quartiere e una mostra itinerante nelle vie del quartiere con la collaborazione di alcune scuole. Abbiamo visto che la pulizia è stata organizzata anche con il patrocinio del Municipio 8 e la collaborazione di AMSA. AMSA, sì, sono partner. Cerchiamo di rendere il quartiere il più pulito e vivibile possibile. Ovviamente abbiamo bisogno dei partner con un certo peso, quindi AMSA si è già offerta più volte di fornirci materiali per raccogliere la sporcizia e poi ritirare tutto quello che viene raccolto, che è tantissimo ogni volta. E sempre dal quartiere di Villa Pizzone mi è stato detto che è stato richiesto a una scuola elementare di fare ai bambini dei disegni che rappresentassero appunto questa Civil Week. Sì, non solo la scuola elementare ma anche una scuola dell'infanzia e anche un'associazione che si chiama Mamme a Scuola, tra l'altro, quindi non solo bambini, comunque sì. Questa è la scuola primaria di Via Console Marcello, che è una scuola molto attiva, e insieme anche alla scuola di Via Brivio, che è la scuola dell'infanzia, sono super attivi sul tema della pulizia, dell'ecologia, della gestione dei rifiuti, insegnare il rispetto per l'ambiente soprattutto. Che è importantissimo anche insegnarlo ai bimbi fin dall'inizio, soprattutto ai bambini. Visto che sono loro i custodi del nostro pianeta. Assolutamente. E ci dicevano che il quadretto, il disegno che ha vinto è stato questo disegno qua. Sì. Di Margherita, che c'è scritto Margherita ama Villa Pizzone pulita. Sì, allora abbiamo chiesto alla scuola di produrre del materiale visivo che potesse poi diventare il simbolo di questa iniziativa che vogliamo si ripeta sempre più spesso e con sempre più persone, e il disegno vincitore, diciamo quello che meglio rappresentava la nostra idea di rispetto del quartiere, quello di Margherita ama Villa Pizzone pulita. Perfetto, grazie mille, grazie, vi aspettiamo l'anno prossimo per un'altra Civil Week, anche intanto, prima. Intanto buona Civil Week a tutti.